può accadere che questo suo essere paradossale ti chieda ciò che lui ti chieda di donargli ciò che lui ti ha donato. Non so se riesco a spiegarmi, che non è solo la vita, ma ciò che della vita fa di te stessa a volte. Non so se. Io oserei dire che è sempre così. Mi sa, adesso bisognerebbe vedere ciò che lei sta pensando in questo momento, e forse non è neanche giusto, diciamo così, metterlo davanti a tutti. Però io penso che la logica di Dio sia proprio questa. La logica paradossale di Dio, per cui ci ha fatto dotati di libertà, è esattamente questa. Cioè, io ti dono tutto, però desidero che tu liberamente ti riconsegni tutto a me. Non mi sembrerebbe così strano. Dopo, un conto è dirlo, un conto è viverlo, questo siamo tutti consapevoli. Però la differenza rispetto a una scimmietta pur antropomorfa è proprio questo. Io ti dono tutto. Tutto te stesso è donato a te, sei libertà. Però il mio desiderio di amante è che tu mi dica sì, ti amo liberamente, cioè mi riconsegno totalmente a te. Prendi, Signore, la mia libertà, Sant'Ignazio, no? O altre preghiere che vanno in questa direzione qui.